Tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere ancora una volta un lavoro con gli EOS. Questa volta non sarà un classico EOS, ma sarà una saponetta contenuta in un contenitore degli EOS. Ed è per questo che credo che sia un'idea davvero grandiosa, perché sapete, sarà praticamente a portata di mano ogni volta, potete metterla ovviamente nelle vostre borse e se per caso non avrete del sapone potrete naturalmente utilizzare questo per lavarvi le mani. È un sapone anche protettivo e vedete che appunto è rosso e vi farò vedere ora come realizzarlo. Ecco qua, ho utilizzato oltre che al sapone naturalmente anche dei profumi, come vedete questi alla rosa. E poi abbiamo il nostro contenitore dell'EOS, come al solito, che è stato pulito e diviso nei tre pezzi. E naturalmente anche un contenitore per far sciogliere il tutto nel microonde. Quindi prima di tutto metto un po' di saponetta in questo contenitore e lo faccio sciogliere nel microonde. Naturalmente sarà sempre come al solito da controllare, quindi dovete fare un po' le dosi in base al vostro microonde finché non diventa liquida. E ora posso mettere un po' di colore e naturalmente un po' di profumo anche. Come vi dicevo, ho utilizzato questo rosso e il profumo sarà quello delle rose. Qualche goccia basta. Mischiamo per bene. E guardate, sembra quasi un po' lattiginoso, vedete? E abbiamo anche questo effetto. Vedete, molto molto bello. Per questo posso usare per esempio un stuzzicadenti o anche, come avete visto, un pezzo di legno così che possa mischiare. E ora assemblo il EOS. Quindi come al solito prima avvito la nostra ruota con il coperchio superiore così che possa mettere tutta la mia saponetta in questo modo. Qui. Naturalmente deve essere coperto fino sopra la ruota e poi posso chiudere. E posso metterlo semplicemente così in frigo per un po' di tempo. Ecco qua. E ora apro e vedremo quale sarà l'effetto finale. Guardate, credo che sia veramente veramente bello, molto interessante e l'effetto colorato è anche davvero incredibile. È questo contrasto anche con un rosso un po' più intenso e un po' più rosa, credo che sia davvero bello. E naturalmente, come vi dicevo prima, credo che sia un'idea molto importante proprio perché, guardate, semplicemente così, sotto un po' di acqua, usiamo il nostro sapone. Posso benissimo lavare le mani. Ed ecco qua. Ho anche fatto questo test per voi, appunto per testare questa nuova saponetta. Le mie mani sono pulite e profumate ora. E naturalmente questo appunto era il mio video su questo EOS. Se avete voglia di provare magari altri colori o altri sapori e quindi altri profumi, naturalmente potete cambiare colore, potete cambiare profumo. Questa era solo un'idea, un mio suggerimento. E quindi naturalmente sapete benissimo che potete sbizzarrirvi in altri modi. Ecco qui, quindi come al solito non vedo l'ora di leggere qui sotto i vostri commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, se credete che questa idea sia davvero carina, se ne valga la pena. Davvero, scrivete, scrivete, scrivete. Sono davvero curiosa e continuate a seguirci sul nostro canale, abbonatevi e ci vediamo la prossima volta con nuovi video e nuove idee insieme. Ciao!